L'onorevole Andrea Dara, deputato della Lega e vice sindaco di Castiglione delle Stiviere, di nuovo negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Buongiorno, oggi in veste di vice sindaco, quindi buongiorno vice sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo che il numero per mandare gli sms, come anche i messaggi WhatsApp, è il 348-3188-339. Per chiamarci invece il numero da fare lo 0376-631709. E poi ancora la diretta streaming, ricordiamo, sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, su YouTube Tempo Radio Live. Allora, cominciamo col parlare di un tema transregionale, transprovinciale, comunale, così via, che è quello del depuratore del Garda, o i depuratori, sarebbero due addirittura. Sì, oggi è notizia di questi giorni, dove il commissario, in questo caso il prefetto di Brescia, che era stato incaricato dal governo per valutare le ipotesi in campo su dove insediare questo depuratore, è notizia che è stato deciso non più Lonato, come era stato paventato inizialmente da parte della provincia di Brescia, o comunque del lato di Brescia. Ha deciso il commissario su Montichiari e Gavardo. Queste erano le due ipotesi in campo e quindi su queste due si doveva decidere. Noi, parlo a titolo di vice sindaco, quindi con la delega anche all'ambiente, abbiamo sempre detto, e anche il sindaco in primis che ha seguito con me la partita, abbiamo sempre detto che era una decisione politica installare il depuratore su Lonato, quindi a confine praticamente con Castiglione delle Stiviere, e non era sicuramente una decisione tecnica, e così è stato. E così è stato perché, a parità di costi, l'intervento più veloce sarebbe stato a Gavardo e Montichiari e non Lonato. Su Lonato i tempi erano molto più lunghi, si parlava di 7-8 anni, su Gavardo e Montichiari si parla di 5 anni. Noi non siamo contro il depuratore, lo abbiamo detto fin dall'inizio, perché il problema sul lago di Garda esiste, c'è, va tutelato il lago in quanto castiglionesi, dove comunque usufruiamo anche noi del lago di Garda, e comunque sappiamo che è un bacino che porta un sacco di turisti sul nostro territorio, anche sul nostro territorio, era giusto intervenire. Diciamo che io avrei perseguito una strada diversa, ma parlo di ormai di anni fa, di valutare l'ipotesi sul raddoppio su Peschiera, e questo non è mai stato portato avanti. La sponda veronese, diciamo, aveva trovato una sintesi per quanto riguarda il proprio depuratore, e la parte bresciana, diciamo, ha avuto un po' più di incertezze in questi anni sul modo di agire e di decidere. Detto questo, rimane sempre il problema del Chiese, che va monitorato sicuramente. Ho parlato recentemente, parlo di un mese e mezzo fa, con i sindaci coinvolti, quelli mantovani, quindi Asola, Casalmoro, Canneto sull'Oglio e Acquanegra, dove avevano giustamente tutte le perplessità, perché comunque che si decidesse Lonato e che si decidesse su Gavardo Montichiari, comunque lo scarico era sempre nel Chiese. Detto questo, so che il prefetto di Brescia li ha convocati e gli ha dato tutte le garanzie del caso, entreranno a far parte comunque anche loro della cabina di regia una volta che si deciderà il percorso per avviare l'iter dei lavori per l'installazione di questi depuratori, e questa è una buona cosa, anche perché anche loro potranno comunque dire la loro nella fase dell'iter, dell'istruttoria di questo insediamento, di questo depuratore, e anche dei controlli che verranno fatti successivamente e le varie compensazioni che potranno richiedere in merito a questo intervento. Quindi chi all'opposizione di Castiglione delle Stiviere diceva, e parlo soprattutto del Partito Democratico, diceva inizialmente è inutile che facciamo delle grandi battaglie perché qui si tratta di parlare di opere di compensazione perché tanto è già deciso, ecco, non era deciso un bel niente. Bene abbiamo fatto a portare avanti dal punto di vista tecnico
e parlo non politico ma tecnico, tutte le perplessità che avevamo noi come Comune di Castiglione, ma non solo, e quindi il risultato è che sullo lato non sarà insediato questo depuratore, ma sarà posto altrove. Quindi un successo anche dell'amministrazione comunale, che non ha calato le braghe fin dall'inizio, ecco. E non ha diciamo, è entrata nel merito proprio della parte tecnica, e che ci ha dato ragione alla fine, anche perché in passato ho parlato, nel recente passato, ma anche è un tema che va avanti da anni, anche nel 2018 ho parlato con il nostro sottosegretario Vania Gava, che nel primo governo Conte 1 era sottosegretario all'ambiente e oggi lo è col governo Draghi. Tutte le perplessità erano state sollevate nelle sedi opportune e hanno trovato riscontro oggi, e quindi ben venga che, insomma, siamo stati ascoltati e questo ci fa piacere. Ecco una cosa, vice sindaco, ma c'era anche una curiosità, non avevo capito, ma mi corregga, però se sbaglio, cioè, avevano anche studiato eventualmente nel cosa alternativo di fare usare un corso d'acqua che però va in senso opposto a quello che aveva calcolato. Sì, avevano diciamo qualcuno aveva proposto ad Acque Bresciane di far confluire l'acqua dentro nell'Arno a Castiglione delle Stiviere. Ho fatto notare semplicemente che già oggi in provincia è stato depositato dei problemi che ci sono già adesso con l'Arno, nel senso del rischio idraulico che ci potrebbe essere. Già oggi con le bombe d'acqua che spesso accadono c'è il rischio esondazione di alcuni tratti dell'Arno che attraversa Castiglione delle Stiviere. Inserire e portare altra acqua all'interno dell'Arno avrebbe creato non pochi problemi. Poi voglio ricordare che chi fa coltivazioni biologiche, l'acqua del depuratore non può essere utilizzata. A Castiglione abbiamo diversi agricoltori che fanno questo tipo di coltivazione e non avrebbero beneficiato sicuramente di questo scarico. Detto questo, una volta che abbiamo portato all'attenzione degli enti bresciani il discorso che non stava in piedi dello scarico nell'Arno, e quindi sapete benissimo che va dall'Arno poi va verso Solferino, Cavriana, Guidizzolo, non stava in piedi, e con dati alla mano abbiamo fatto capire a chi di dovere, come dicevo, che non era sensato questo tipo di operazioni. Quindi, per concludere, come ha detto lei, varie problematiche hanno fatto sì che chi doveva decidere poi nel merito si tornasse all'origine, quindi sulla decisione di Gavardo Montichieri. Ripeto, non è la soluzione migliore dal mio punto di vista. Avrei preferito un piano C, perché però questo non nei tempi, nelle indicazioni che ha dato il Ministero al prefetto, quindi al commissario, erano di decidere su questi due progetti in modo veloce. Certo, certamente. Per quanto riguarda l'ambiente, in senso lato, comunque avete anche vinto un bando, tra l'altro. Sì, abbiamo partecipato a un bando di Regione Lombardia, recentemente abbiamo acquistato alcune biciclette elettriche per la polizia locale, che serviranno comunque per controllare i parchi di Castiglione delle Stiviere e soprattutto anche il centro storico, quindi abbiamo acquistato queste biciclette elettriche. Abbiamo partecipato a un bando di Regione Lombardia dove siamo arrivati terzi, e con un contributo pari a oltre 100.000 euro, adesso la cifra esatta non me la ricordo, per l'acquisto di alcune colonnine elettriche per il momento, per la parte degli autoveicoli di proprietà del comune. Quindi installeremo due colonnine elettriche con sei caricatori al magazzino comunale sito nella frazione di Grole, dove abbiamo anche il fotovoltaico sul tetto, e questo ci permetterà in futuro, e dopo arrivo a spiegare anche il resto, di acquisire anche degli autoveicoli elettrici. Una colonnina con tre punti di ricarica verrà invece installata nel comune di Castiglione, dietro il parcheggio del comune di Castiglione delle Stiviere, e l'intenzione nostra è adesso di partecipare a futuri bandi, adesso vediamo a quali partecipare, per fare un cambio del parco auto del comune di Castiglione delle Stiviere.
diciamo, non è semplice sicuramente, perché si va a punteggi. Sull'altro invece, al quale siamo arrivati, se non sbaglio, 21esimi, 22esimi su 140, saranno finanziati i primi 11. Per quanto riguarda invece le colonnine elettriche, che dovrebbe essere una quindicina, che vogliamo, infatti non demordiamo, perché secondo noi potremo rientrare non in questo mese ma nei prossimi mesi, visto che siamo arrivati ai 21esimi, nell'installare le colonnine elettriche per uso privato, nel senso che la nostra intenzione è installarle in zona industriale, ad esempio, piuttosto che nelle frazioni, piuttosto che nella fermata dei bus, piuttosto che in piazzale Olimpo, insomma, per dirne alcuni, installare queste colonnine elettriche per dare la possibilità anche ai privati di poter diciamo ricaricare le proprie auto anche in alcuni luoghi di Castiglione Stiviere. Certo, certamente. Quindi stiamo operando in tal senso, ci vuole tempo, ma siamo determinati nel proseguire questa strada, perché il futuro sarà questo, sarà investire nel risparmio energetico e comunque nell'ambiente. Certamente. Fermiamoci un attimino con Andrea Dara, vice sindaco di Castiglione e deputato della Lega, anche ricordiamoci, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Con Andrea Dara, vice sindaco di Castiglione e deputato della Lega, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Poi daremo voce, tra l'altro, agli ascoltatori proprio ai loro messaggi e quant'altro, ma le vorrei chiedere una cosa. Alcuni si chiedono come mai spendere tante energie, anche economiche ovviamente, per quanto riguarda il sito della Pirossina. Sì, sono domande che spesso arrivano dai nostri concittadini, è un investimento importante e tanti dicono: ma è opportuno spendere più di 1 milione di euro per fare un anfiteatro, un'area feste nell'area della Pirossina? Dal mio punto di vista sì, ma bisogna spiegare forse anche il perché. Chi è di Castiglione e che è nato a Castiglione, ha seguito la vicenda. Da oltre 25 anni che ogni 5 anni, in questi 25 anni c'è arrivano avanti le richieste per fare una discarica all'interno di quest'area, e visto che da 25 anni tutte le amministrazioni arrivano col fiato sul collo all'ultimo momento nel cercare di impedire che questa area possa diventare una discarica, e con tutto quello che poi ci va dietro, rischi ambientali e via dicendo, e questa amministrazione comunale, l'amministrazione Volpi, lo aveva nel programma elettorale, penso che sia stata votata anche per questo, di trovare una soluzione per mettere una pietra tombale su questo rischio che ormai ci accompagna da 25 anni. Certo, anch'io sono dell'idea che è meglio spendere 1 milione di euro da un'altra parte, però non possiamo neanche pensare di vivere sempre con questa preoccupazione. Ricordo che vicino a quell'area ci sono diverse aziende che lavorano nel campo agroalimentare, per citarne alcune sono Barilla e Steligarda, e anche la Freddi Dolciaria, che già in passato avevano puntualizzato che non era opportuno che si insediasse una discarica in quell'area, ma non solo loro. Io mi ricordo, ho visto ancora articoli di giornali di 15-20 anni fa dove c'erano state delle proteste da parte dei cittadini, sì, raccolte firme spropositate giustamente per impedire che lì fosse insediata la discarica. Questa amministrazione non ha fatto altro che portare avanti un iter per cercare di espropriare quest'area. Diciamo l'iter è in fase di conclusione, stiamo solo valutando l'indennità di esproprio che deve essere garantita comunque alla proprietà, e questa è la risposta alle domande che ci vengono poste. Qualcuno dice: ma potevate fare un qualcosa di diverso, una pista di motocross? L'amministrazione comunale ha deciso per quest'opera, che credo che serva a Castiglione Stiviere, perché Castiglione non è dotata di un'area feste. Spesso e volentieri vengono le varie associazioni spendono le risorse per insediare le aree feste nei parchi, con tutto quello che ci va poi dietro
dal punto di vista della cura del parco, e, oppure in altri siti di Castiglione Stiviera. Voglio ricordare che nel nostro comune, purtroppo non l'anno scorso né quest'anno per questioni legate al Covid, ma ospitiamo l'evento internazionale della Croce Rossa Italiana, dove spesso vengono, spesso tutti gli anni partecipano dagli 8.000-9.000 persone da tutto il mondo, e che in questo periodo poi, dove stiamo facendo, dove stanno, si stanno effettuando dei lavori alla REMS di Castiglione, in località Ghisiola, non ci sarebbe lo spazio poi per eventuali accampamenti da parte della Croce Rossa, e secondo noi quest'area potrebbe essere utilizzata strategica sì, anche per questo evento, insomma. Certo. Comunque la spiegazione è questa. La cura del verde invece va piuttosto bene. La cura del verde va molto bene, ringrazio Indecas che è in gestione, a differenza dell'amministrazione precedente, la cura del verde è stata un'ottima scelta, lo dico in qualità di assessore alla tutela del territorio e dell'ambiente. Sicuramente gli investimenti sono stati importanti, e però i risultati stanno arrivando. Stanno arrivando. Bene. Quindi dobbiamo proseguire per questa strada. So che ci sono altre zone di Castiglione che hanno bisogno di un'ulteriore cura. Per cambiare le cose ci vuole il suo tempo, e piano piano proseguiamo questa strada. E ringrazio anche comunque a tutti quegli imprenditori che stanno investendo sul nostro territorio, quelli già esistenti e in parte nuovi che stanno arrivando o arriveranno, perché questo dà la possibilità, con gli oneri che ci entrano nelle casse del comune con questi investimenti, di poter poi stanziare delle risorse per la cura del verde, per le manutenzioni stradali. Certo. Manutenzioni stradali che sono in corso proprio in queste ore, e lo saranno fino al mese di ottobre, fin quando le temperature ce lo concederanno, e intenzione di investire moltissimo, come abbiamo fatto del resto in questi anni, in diverse vie del paese. Certo. E leggo i messaggi. Dare all'altra notte rissa tra ragazzini, cosa succede? Non lasciate impunita la cosa. Questo sì. Le forze dell'ordine stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, siamo a conoscenza, so che ci sono anche dei filmati, e però lasciamo agli organi competenti verificare che cosa è successo. Poi, allora, all'ex OPG si fa o no? Volevo investire, ma... L'ex OPG, ci siamo trovati settimana scorsa con l'avvocato, con l'Aler e col nostro urbanista, si sta perfezionando quello che è la convenzione e alcune parti proprio tecniche, giuridiche, e io sono convinto che a settembre potrà arrivare in consiglio comunale, e per dar la possibilità poi entro fine dicembre o i primi gennaio di poter partire con questa benedetta, chiamo, gara per l'assegnazione dell'area. È intenzione nostra portare comunque a conoscenza di tutto il consiglio comunale il progetto e, certo, e la convenzione. Poi e mi scuso, purtroppo però causa Covid, non è stato un anno semplice per gli uffici, non è stato un anno semplice per tutti, perché le priorità purtroppo a un certo punto sono diventate altre e si è abbandonato purtroppo momentaneamente, certo, alcuni progetti che avevamo in cantiere. Allora, ci sono dei messaggi all'onorevole, cerco di tenerli dopo sì, che così siamo separati. Allora, Dara, perché è chiuso l'accesso al castello, chiedono, per esempio? Stanno facendo dei lavori di manutenzione straordinaria della torretta del castello, che è crollata una piccola parte. Devo dare atto che la Curia di Mantova è intervenuta tempestivamente nel ripulire questa torretta, che era invasa ormai dall'erba che cresceva e dalle piante che crescevano attorno. Stanno cercando di sistemare nel più breve tempo possibile, per poi riaprire o in senso alternato, comunque in un senso unico, quel tratto di strada. Parlerò proprio oggi pomeriggio con l'assessore ai lavori pubblici e anche con la sovrintendenza per capire un po' quali sono le tempistiche per riaprire questo tratto. Guarda, a proposito, dice un messaggio: ma è possibile che la sovrintendenza blocchi il paese perché è una torretta del castello caduta e non vogliono metterla in sicurezza con le reti
È roba da ghigliottina, dice. Evito di dare risposte in merito. No, capisco. Cos'è il quinto emendamento? Non mi rifiuto di rispondere a questa domanda. Capisco, purtroppo, capisco, comprendo anche l'esigenza della sovrintendenza, però. È un mondo molto complicato. Sì, è un mondo difficile. A Roma si parla tanto di decreti di semplificazione, tutte le volte io vedo, al posto di semplificare, mi sembra che si complichi sempre di più, anche se devo dare atto che ultimamente si sta sburocratizzando il più possibile per cercare di accelerare i tempi anche in questo senso. Poi andare avanti così con i lavori Castiglione, così portiamo Castiglione più in alto, dice un altro messaggio. Ancora, le nostre scuole sono pronte per settembre, chiedono. Mi auguro di sì, mi auguro di sì. Allora, sta correndo e come tutti gli anni ormai leggo la stampa da 20 anni, da 22 anni e vedo che tutti gli anni si ripresentano gli stessi problemi. Mi auguro che poi quest'anno ancora peggio perché col Covid in corso i problemi sono moltiplicati e mi auguro che si possa arrivare in tranquillità a settembre a riaprire in modo corretto. Poi ancora vediamo stavolta con caro Andrea, le amministrative vinciamo noi della sinistra perché abbiamo un candidato serio e preparato, dice un ascoltatore. Magari ci dica anche il nome così facciamo i complimenti in anticipo per la candidatura, poi per la vittoria ne parleremo. Poi a proposito del depuratore, grazie onorevole Dara, sono di Montichieri, non sono contento per la scelta del depuratore a Montichieri Gavardo, non capisco. Come ho detto io, neanch'io sono contento, cioè io avrei preferito un piano B, però ripeto, l'esigenza del Ministero era di trovare nel più breve tempo possibile una soluzione sui progetti esistenti. I progetti esistenti erano questi due e il prefetto ha deciso su uno piuttosto che l'altro. Allora, diciamo che si è dormito per anni su questa questione, dal mio punto di vista. Sì. Si potevano prendere altre strade, però per carità. Poi, prossime amministrative state cambiando il sindaco perché ho sentito che FDI lo vuole e non è Volpi, che a me piace molto. Assolutamente, il sindaco che si ripresenterà alle prossime elezioni Fratelli d'Italia, è l'attuale sindaco Enrico Volpi, almeno dal nostro punto di vista e di tutto il centrodestra è questo. Poi non so chi sta scrivendo, se è di un altro partito, per carità. Poi certo che se la Lega prende un assessore in più governate alla grande, dice un altro. Ma io credo che tutta la giunta stia operando bene indipendentemente dallo schieramento politico, insomma tutti siamo indaffarati nel cercare di portare a termine il progetto, il programma per cui eravamo stati votati 4 anni fa. Sicuramente degli errori magari li avremmo anche fatti, perché chi non fa niente tutto il giorno sicuramente non sbaglia. Io sbaglio tutti i giorni, però a volte decido su 10-20 cose al giorno e è normale sbagliare, si cerca di sbagliare certo. Il meno possibile. Poi sabato al mercato c'erano due tavoli per raccolta firme, uno della Lega con coda per firmare, uno del PD sempre vuoto, questo dovrebbe far riflettere qualche politico di sinistra, dice Arturo. Gliene leggo un altro di messaggio perché sono veramente tanti, vediamo. Onorevole Dara, Salvini ha detto che vuole libertà sui vaccini, invece siamo sul totalitarismo. Allora gliene associo anche un altro ancora. 6 mesi fa c'è anche il video, sì è vero, la Meloni pretendeva il Green Pass, ora è contraria, ma come fate ad allearvi con persone così? Io glielo ho letto così com'è. Guarda, io non entro nel merito della questione vaccini, io mi sono vaccinato e ho fatto il primo e il secondo richiamo. E, dopo so che ci sono sensibilità differenti, io ad esempio per i ragazzi più giovani sono qualche preoccupazione ce l'ho, soprattutto dai 12 anni in giù o 14 anni in giù, qualche preoccupazione ce l'ho, ma non sono un medico, non sono uno scienziato, è un mio piccolo pensiero personale e so che anche c'è un dibattito in corso se è opportuno o no renderlo obbligatorio, comunque si sta parlando di questo Green Pass che a non tutti piace. Io sul Green Pass ho molte perplessità sul fatto che siano i ristoratori piuttosto che i baristi a dover avere l'onere di controllare i propri clienti. Non trovo corretto che debbano sostituirsi alla polizia
o comunque alla polizia locale o ai carabinieri nel controllare chi entra o chi esce, se ha il green pass oppure no. Dopo, per carità, è un discorso, è un argomento che dovremmo stare qui a discutere, certo, delle ore. Per quanto riguarda invece la raccolta firme che stiamo proseguendo a fare in tutto il territorio nazionale sul referendum sulla giustizia, sì, sono diversi weekend che stiamo raccogliendo le firme, sono tante, veramente tante quelle che le persone che stanno venendo a firmare, e per quanto riguarda il banchetto, sì, del Partito Democratico sulla sanità lombarda, l'ho visto anch'io, io sono rimasto un po' perplesso che una forza politica di questo tipo venga a dare lezioni sulla sanità lombarda, dicendo che non va bene, non funziona, che va rivista. Sicuramente si può sempre migliorare. Voglio ricordare che anche quest'anno, il 2020, più di 250.000 persone sono arrivate da tutte le zone d'Italia per farsi curare in Regione Lombardia in ospedali privati o pubblici, perché evidentemente è ritenuta una delle regioni che gestisce meglio la sanità. Non nascondiamo che nel periodo della pandemia la Lombardia è stata quella più colpita, ma è stata quella più colpita perché purtroppo è un popolo che lavora, che si muove, che gira mezzo mondo, quindi c'è un interscambio continuo, e voi sapete che il virus si propaga proprio per questo motivo, perché allora, si sposta, certo. E concludo solo questo, che sia il Partito Democratico che dica che bisogna rivedere la sanità, quando sono quelli, e i dati alla mano li potete trovare sul sito del Ministero della Sanità, dal 2011 al 2018 il Partito Democratico, che è stato il governo, ha tagliato 38 miliardi alla sanità nazionale, quindi anche quella lombarda, più di 38.000 posti letto e 35.000 infermieri. Quindi che non mi vengano a fare la paternale, che loro sono quelli che risolveranno il problema della sanità, perché sono stati i primi a tagliare così tanto in campo sanitario. Allora, le leggo tutti i messaggi. Uno dice: Dara, dica a Volpi di preparare gli aiuti per settembre e ottobre, che mi sa che serviranno. Poi, l'economia riparte, ma non tutti i settori. Approfittate degli aiuti europei per riconvertire e modernizzare, ma gli imprenditori spesso non hanno i soldi, quindi a fondo perduto. Poi, Dara, sono contento perché il referendum della Lega va alla grande. Poi c'è un Meloni premier. Poi Salvini, qualsiasi cosa faccia o dica, lo criticano peggio di Berlusconi. Le scuse degli uffici svelano l'incapacità organizzativa dei politici in erba, che oltre all'arroganza non vanno. Saluti cordiali. Poi ancora, state massacrando i ragazzi, sempre colpa dei giovani, che se si divertono danno fastidio, se si trovano sono untori, ed è sempre colpa dei giovani. E poi dice... Beh, io credo che ci si possa divertire mantenendo tutte le... Sfasciare una vetrina non è proprio... Ah, si è riferito al fatto che Vito Castiglione sicuramente... E mettere le mani addosso a qualcuno o rompere delle vetrine non è divertimento, è tutt'altro. È imbecillità, si può se dire. Invece si parla di divertimento a livello nazionale, che i ragazzi giustamente hanno bisogno di svagarsi, mantenendo tutte le sicurezze del caso, ci si può divertire senza problemi. Con o senza vaccino, mantenendo comunque la mascherina nei luoghi, soprattutto al chiuso. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Andrea Dara, vice sindaco di Castiglione, deputato della Lega. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. E buona giornata. Grazie.